Proviamo a pensare alle origini di questo marchio. I motoscafi Riva erano elegantissimi e veloci. Quelle emozioni di stile e di adrenalina non sono andate perdute, anzi hanno ispirato questo nuovo modello, Riva 68 Diable. È molto grande, più di tanti altri open sportivi e lussuosi. Supera i 20 metri di 67 centimetri ed è largo 5 metri e 29 centimetri. Non è facile farlo correre con classe, senza l'irruenza di una super sportiva, ma abbiamo già visto che Riva è in grado di stupirci anche con le prestazioni. Un prodotto di successo si costruisce attraverso la consolidata collaborazione con i partner. Officina Italiana Design di Mauro Micheli e Sergio Beretta disegna Riva da 27 anni, ovviamente in stretta collaborazione con il gruppo Ferretti. Questa è la numero 1 e la vediamo nello splendore del tipico colore Riva Shark Grey, con dettagli air top in bright black. Ma se avete la fortuna di prendere in considerazione il suo acquisto, date un'occhiata alla gamma di colori proposti dal cantiere e magari osate. Quello che stiamo ammirando è uno dei capolavori di Riva. Lo guardiamo nella sua interezza e ne restiamo affascinati, ma cos'è che lo rende speciale? La bellezza è in ciascun dettaglio e il loro insieme è magnifico. Alcuni elementi che lo caratterizzano sono evidenti, la tuga slanciata, la prua allungata. Altri sono quasi impercettibili ma importantissimi, come il bottazzo lucente, gli immancabili inserti di mogano, le fessure della griglia di aereazione della sala macchine. Questo parabrezza ha forme stupende ma complesse, sembrano ricavate da una sfera. Questo è come un marchio di fabbrica. L'art top è di carbonio e a richiesta viene installato il tettuccio che si apre in due direzioni per dosare l'intensità del flusso d'aria durante la navigazione. Sul lato di poppa un bimini a scorrimento automatico ombreggia il divano. In aggiunta possono essere montati tendalini sui lati e sulla poppa per dare maggiore riservatezza a tutto il ponte di coperta. Sotto l'art top, la zona più importante con due divani a L contrapposti. In questo caso abbiamo un solo tavolo da pranzo, ma se ne potrebbe aggiungere un altro sull'altro lato. L'allestimento è completato da un televisore da 49 pollici, dalla ghiacciaia e da due mobili bar simmetrici. Chi sceglie un Open vuole aree esterne comode e funzionali. La prua è un living e un prendisole con tutte le comodità. A poppa, divano e solarium dialogano tra loro. Lo scopo è uno solo, farvi stare meglio possibile. Sotto questa zona c'è anche la cabina per il marinaio. Immergendo la spiaggia poppiera possiamo alare e varare il tender Williams Sport Jet 345 e il Sea Bob. Contemporaneamente si scoprono i gradini immersi, ricavati nello scafo, che permettono di risalire a bordo senza altre scalette. Hanno dedicato notevole spazio a questa zona, il quadrato. L'altezza varia dai 2 metri ai 2 metri e 20. La cucina è completamente attrezzata e il divano ha una profondità come quella di casa. Il puff serve anche da tavolino. Guardate come hanno nascosto il sistema di sblocco che apre lo scorrevole con i bicchieri. In cucina un piano a ribalta nasconde la zona di lavoro. Quasi a centro scafo la cabina armatoriale in perfetto stile Riva, con i materiali lavorati e accostati tra loro seguendo un fil rouge che da anni distingue questo brand. E senza Wenge
color cioccolato, effetto lucido, poi superfici a specchio e satinate, profili di acciaio e mobilio laccato, elementi in cuoio e pelle. Ogni cabina è servita da un bagno e quello della coppia armatoriale è ovviamente il più spazioso ed è diviso in tre ambienti. Il televisore è quasi invisibile. La VIP è inserita nel vertice di prua, è un ambiente raccolto ma con bella vista sul mare e con il giusto spazio per il guardaroba. Sotto i comodini hanno nascosto le prese per ricaricare il cellulare. C'è una terza cabina con due letti e un armadio, cui è destinato il day toilet sistemato nel quadrato. È un bagno comunque molto comodo e ha il box doccia. Su questo primo esemplare di Riva 68 Diable hanno montato due motori della MAN V12 da 1650 cavalli. Una soluzione tradizionale, sempre efficace, massima sicurezza e affidabilità. In queste plance di carbonio hanno inserito la strumentazione e in alto il sistema Simrad Command, da cui controllare tutta l'imbarcazione, la navigazione, i motori, e poi un display stupefacente orizzontale della Boeing dedicato ai motori ma anche ad altri impianti di bordo, affinché anche l'armatore possa essere il comandante di questa imbarcazione. Un sistema di gestione della manovra con joystick, con le funzioni Easy Handling per effettuare ormeggi con assoluta precisione e Dynamic Positioning System, che vi tiene la barca ferma in quel punto, in quella direzione, così qualsiasi cosa succeda voi la bloccate e vi occupate di quello che vi è utile. Per il massimo comfort, su richiesta, anche un sistema di stabilizzazione giroscopica. Lo abbiamo attivato. E ora cominciamo a navigare. Ho inserito l'autotrim di Humphrey per la regolazione automatica degli interceptor. Voglio vedere come reagiscono, così capisco anche di quale correzione ha bisogno questo scafo. 20 nodi di velocità, la scia è perfetta. Il consumo di carburante 100 litri ora per ciascun motore, o se preferite 10 litri per miglio. Abbiamo una timoneria elettroidraulica steer by wire sviluppata da Xenta in collaborazione con il gruppo Ferretti. Le sensazioni al timone sono completamente diverse da una timoneria tradizionale. Osservate. In manovra era dolcissima, cioè bastava pochissima forza per virare rapidamente. È perché è così che deve essere. Adesso sono in navigazione, la timoneria è un po' più dura, ma non è un difetto. Mi serve per non variare la mia rotta, anzi con il sistema di autoroute io non devo fare proprio nulla. Vento e corrente possono anche interferire dall'esterno, ma la barca mantiene la sua direzione. E le piccole oscillazioni che potrei imporre io non vengono recepite, così anche se mi sto muovendo non faccio cambiare direzione alla barca, ma se invece la voglio cambiare, con un po' più di energia imposto la virata, trovo la mia rotta, lascio andare il timone e il sistema mantiene la nuova direzione. Neanche sulle auto più moderne ed evolute ci sono sistemi di guida di questo tipo. D'accordo, è un Riva, è classe, è qualità, è comfort sotto ogni aspetto, ma non solo, state a vedere.
Siamo a 25 nodi, i motori hanno un carico che è inferiore al 70%, quindi non stanno faticando, diciamo così, per semplificare. E questa è una splendida velocità di crociera, ma non la più alta. Abbiamo aumentato la velocità, l'azione degli interceptor di Humphrey si è ridotta per non frenare la nostra corsa. Siamo a 1850 giri minuto, 33 nodi. Ci troviamo nel golfo davanti a Cannes e abbiamo un mare lungo con onde di altezza di almeno un metro. Com'è precisa in virata. E anche se adesso vado a prendermi l'onda sul fianco, guardate come rimane stabile, anzi lascio andare la ruota e mi dirigo dritto verso il sole per la massima velocità. Disinserisco il sistema automatico di Autotrain e ne prendo io il controllo. Sentite come il beccheggio è minimo e notate che di solito ho sempre una mano sul timone e l'altra sulle manette, ma ho così tanta fiducia che l'unico strumento che controllo sono gli interceptor. Nodi di velocità massima, 39.9 per l'esattezza. Se pensate che Riva sia solo classe, vi sbagliate.